cari fratelli e sorelle, tanto amati dal Signore che vi accoglie nel suo cuore. Grazie a voi e pace da Dio Padre nostro e dal Signore nostro Gesù Cristo. E buongiorno da parte di Don Umberto. E diciamo insieme: siano lodati i Sacri Cuori di Gesù, di Maria e Giuseppe, ora e sempre. Ecco la parola di vita per oggi. Il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. San Giuseppe riceve questa rivelazione nel sogno. Ma i sogni concessi da Dio non sono come gli altri sogni. Sono uno dei modi che Dio sceglie per lasciarsi accogliere dalla libertà dell'uomo. Giuseppe, infatti, comincerà subito ad adorare il bambino che temeva fosse frutto di peccato. Che cambiamento in lui, che ha creduto. Signore Gesù Cristo, Figlio del Dio vivente e della Beata Vergine Maria, noi ti adoriamo e ti accogliamo come nostro Dio e Signore che viene a salvarci. Ed ora accogli con fede la benedizione del Signore. Nella Divina Volontà, benedico il tuo spirito, l'anima e il corpo, benedico la mente, il cuore e la volontà. Benedico tutto ciò che ti circonda, il fuoco, dare l'acqua per purificarle, benedico il cibo perché sia per te come nutrimento sano per il corpo e la mente, benedico le medicine che prenderai come dalle mani di Dio per darti salute, benedico la casa, la famiglia e i figli, benedico i tuoi cari vivi e defunti, la macchina, il posto di lavoro e la scuola, ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per consolarti e perdonarti, ti benedico per farti santo. Questa benedizione, nel nome del Padre, comunichi in prima nella tua volontà il sigillo della sua potenza, restituendo la sovrana di tutto. Nel nome del Figlio Gesù, comunichi in prima nel tuo intelletto il sigillo della sua sapienza. E nel nome dello Spirito Santo, comunichi in prima nella tua memoria il sigillo del suo amore. Ti siano restituite le forze dell'anima e del corpo, sii risanato l'infermità spirituale e corporale, e arricchita e abbellita di ogni bene e virtù sia la tua anima. E per intercessione, la Beata Sempre Vergine Maria, Madre e Regina della Divina Volontà, ti benedica Dio Onnipotente il Padre e il Figlio e lo Spirito Santo. Lodiamo il Signore perché è buono, eterna, infinita. Meravigliosa la sua misericordia per noi. Ed ora, ascolta Gesù, che parla al tuo cuore e ti dice: anima cara, non stancarti di me, ma sempre più innamorata, inventa nuove maniere per amarmi. Non turbarti se non senti la mia voce. Non credermi mai lontano, perché sono al centro di te stessa con il Padre e lo Spirito Santo. Offriti a noi. Cari fratelli e sorelle, tutti voi, pace e felicità nella Divina Volontà. Fiate sempre. Ave Maria, prega per noi poveri peccatori, ma figli tuoi. E grazie di esistere, perché sei un dono di Dio.